Ogni giorno è un giorno buono per tentare la fortuna. Da Planet Win 365 ogni giorno puoi fare le tue scommesse sportive, navigare in internet, ricaricare il telefonino, fotocopie e fax. Planet Win 365 è anche centro elaborazione dati e money transfer. Tenta la fortuna e approfitta dei nostri servizi per ogni esigenza. Planet Win 365, soluzioni a portata di mano. Via Monfalcone 6, Soverato, Catanzaro. Accogliente, professionale e innovativa è il centro medico polispecialistico Med Center. Autorizzato dalla Regione Calabria, offre servizi di medicina dello sport, cardiologia, fisiochinesi terapia, riabilitazione, ecografia, ortopedia, fisiatria. Il personale medico è specializzato per ogni settore e gli strumenti diagnostici sono il top della tecnologia. Al Med Center il paziente ha tutte le attenzioni possibili. Centro Medico Polispecialistico Med Center, a Satriano Marina, uscita Soverato Sud, via del Progresso 4. Prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 19, allo 0967 530337. Med Center, esperienza e tecnologia al servizio della salute. www.medcentersalute.it. Lo spettacolo del volley femminile su S1 TV anche per la stagione 2016-2017 Samsung Gear Volley Cup sta per iniziare con la prima giornata di questo che si preannuncia un avvincente campionato Volley Soverato, che ospita la neopromossa Sabgrima Legnano in questa prima giornata. Palascopo aggremito, il palascopo delle grandi occasioni per questo tanto atteso esordio in campionato per la squadra e la compagine del presidentissimo Totò Matozzo, che si accinge a disputare la settima, e dico settima, stagione consecutiva nel campionato di A2. Un buon pomeriggio dal palascopo da parte di Pietro Mosella, che vi parla con la regia e l'assistenza tecnica di Luca Franco e Antonio Siciliano, sempre sugli schermi di S1 TV e sempre in diretta streaming rigorosamente su volleysoverato.it e sul sito ufficiale volleysoverato.com. Un buon pomeriggio, quindi siamo quasi pronti ormai per l'inizio di questa sfida con le due squadre che stanno per fare il loro ingresso sul parquet, come di consueto, per salutare il pubblico. Gara diretta dal primo arbitro Giovanni Giorgiani di Messina e dal secondo arbitro Fabio Scarfò di Reggio Calabria. E subito gli ultras del Volley Soverato che si fanno sentire e vedere con questo bello striscione, cuore, grinta, umiltà, siate l'orgoglio di questa città. E questo lo striscione che accompagna l'inizio della nuova stagione delle ragazze di coach Stefano Saia, il neo coach del Volley Soverato, affiancato in panchina dal vice Antonio Stella e lo scoutman che è ritornato dopo due anni, lo scoutman Simone Franceschi, già qui per quattro stagioni, due stagioni a Piacenza, torna adesso a Soverato. Il saluto degli arbitri e delle squadre in campo. Cap-
capitan Travaglini che parla con le compagne di squadra, squadra rinnovata per 9 dodicesimi, quella del Volley Soverato che ricordiamo è reduce dal secondo posto in regular season della scorsa stagione, dalla semifinale playoff oltre che dalla finale di Coppa Italia. Adesso parola allo speaker storico del Palascoppa, Piero Ritano. Reggio Calabria. Ed ora le formazioni. Sab Grim Legnano con numero 5 Eleonora Furlan, con numero 9 Camilla Mingardi, con numero 11 Amadia Coneo, con numero 12 Laura Grigolo, con numero 13 Fabiola Facchinetti, con numero 17 Sara Delellis, con numero 2 Sara Paris, primo allenatore Andrea Pistola. Ed ora la passione inizia da sud, Volley Soverato con numero 1 Adriana Busco, con numero 3 Alessia Travaglini, con numero 9 Ilaria De Michelis, con numero 10 Carlotta Zanotto, con numero 11 Costanza Manfredini, con numero 17 Marika Karasheva, con numero 18 Veronica Bisconti, primo allenatore Stefano Saia, secondo allenatore Antonio Stella. Ed eccole qui quindi gli starting six letti da rigorosamente da Piero Ritano, il Volley Soverato che deve rinunciare a questa prima giornata. Alla francese Elisabeth Fedel in posto 4 schiera la diagonale formata da De Michelis e Costanza Manfredini, al centro Travaglini e Buico, in banda Maria Karakasheva e Carlotta Zanotto, il libero e Veronica Bisconti, dall'altra parte abbiamo due ex in regia, Sara Delellis con il numero 17 e Sara Paris il numero 2, il libero, e poi al centro abbiamo Furlan e Facchinetti. Poi abbiamo il posto 2 Coneo, Amanda Coneo, la colombiana, inizia subito con la ricezione problematica di Zanotto, poi Costanza Manfredini dall'altra parte, contrattacco affidato ancora alla Coneo, difesa di Karakasheva e poi Manfredini non chiude il primo punto, Delellis ricostruisce subito per la numero 9 Mingardi, primo punto ospite, e dicevamo numero 9 Camilla Mingardi, schiacciatrice insieme a Laura Grigolo con il numero 12, al centro avevamo detto Facchinetti e Furlan, Delellis in regia, l'allenatore coach Andrea Pistola. Adesso c'è Grigolo in battuta, riceve Zanotto, poi De Michelis per il pallonetto di Travaglini, difeso, contrattacco affidata a Coneo, gran parallela 0-2. Salutiamo come sempre chi ci segue, sono in tanti, tantissimi, in diretta streaming, tanti soveratesi residenti al nord oppure sparsi per il mondo, tanti tifosi del Volley Soverato che seguono da lontano comunque la squadra della loro città. Ora sbaglia in battuta la numero 12 Laura Grigolo, e allora un primo punto anche per il Volley Soverato in questo campionato 2016-2017 con Carlotta Zanotto con il numero 10. Sezione di Paris, un po' lunga, tocco di seconda, vincente di Sara Delellis, e qui nella stagione 2013-2014, quella che ci portò alla semifinale playoff a gara 3 con Monza, disputata a Vibo, mentre per Sara Paris il campionato fu quello 2014-2015 qui a Soverato, l'anno con le Soverato si salvò ai playout Olbia. Ancora ricezione di Zanotto, De Michelis può costruire per Travaglini al centro, punto del capitano Alessia Travaglini, 2-3. In battuta va proprio il capitano Alessia Travaglini. Attenzione, lunga questa volta, poi l'attacco comunque di Coneo, ci salva Zanotto, poi tiene vivo lo scambio
Trenin dall'altra parte, Karakasheva, ma può ricostruire ancora Conner che chiude il punto 2-4, si affida molto alla schiacciatrice, alla opposta colombiana Amanda Coneo. Sara Delellis 2-4, ed è proprio la regista di Legnano in battuta con il numero 17. 2-4 allora. Ricezione di Zanotto, poi palleggio di De Michelis per Karakasheva, la diagonale difeso, poi il muro di Manfredini, ma può ricostruire De Lellis dall'altra parte per il diagonale difeso da Zanotto questa volta. Ancora De Michelis per Manfredini, muro out. Allora il punto numero 3 per il volley sovrano arriva. Ed è proprio l'opposta, Costanza Manfredini che va in battuta. Sezione di Paris, poi De Lellis per la difesa di Zanotto sul colpo di Mingardi e poi Karakasheva gioca sul muro, ancora palla per De Michelis che la gioca su Karakasheva, muro di contenimento e contrattacco affidato a Paris in bagger per Mingardi, tocca il muro, tocca anche Karakasheva e poi salva tutto Visconti dall'altra parte, free ball per Legnano, ancora con Mingardi, parallela difesa da Manfredini e allora De Michelis da seconda linea, Manfredini, punto di Costanza Manfredini, 4 pari. Proprio Manfredini in battuta. Eccezione di Paris, poi dell'Elis per il primo tempo vincente con un briciolo di fortuna anche aiutata dal tocco del nastro al numero 5 Eleonora Furlan. Allora torna avanti Legnano che è partita comunque bene in questa gara, la neopromossa nel cui roster figurano anche tante giovani, e adesso c'è Amanda Coneo al servizio, riceve Zanotto, poi non bene, quindi Visconti in bagger per Karakasheva che gioca sul muro, punto di Maria Karakasheva, la bulgara arrivata quest'anno, schiacciatrice bulgara, classe 88, Maria Karakasheva sicuramente una giocatrice esperta, può dare solidità in difesa e ricezione, ma molto utile anche in attacco, è proprio Karakasheva al servizio. Ricezione di Grigolo, poi De Lellis per il primo tempo, difeso da Karakasheva, De Michelis in bagger, Manfredini da seconda linea, tocca il muro, allora può ricostruire De Lellis per il muro però di Vulco su Grigolo, allora 6-5, primo vantaggio della gara per il volley sovrano con il muro di Marianna Vulco, altra neo arrivata l'anno scorso ad Aversa, l'abbiamo ascoltata proprio ieri sui teleschermi di S1 TV nel pregara. Centrale, classe 92, e allora Karakasheva ancora al servizio, ricezione di Paris, poi De Lellis per l'attacco, affidato alla diagonale out della numero 12, Laura Grigolo, 7-5. Rimane la schiacciatrice bulgara del volley sovrano al servizio. Riceve con difficoltà questa volta Grigolo, poi Paris proprio per Grigolo che attacca col mancino, Karakasheva salva tutto, poi Visconti in bagger per l'attacco di Zanotto, muro e poi palla a terra, e allora c'è il punto numero 8 per il volley sovrano con Carlotta Zanotto, la schiacciatrice, classe 93 arrivata quest'anno. E ancora Karakasheva al servizio. Di Karakasheva, riceve Paris, poi De Lellis per l'attacco di Coneo da seconda linea, ancora Karakasheva solida in difesa, contrattacco affidato a Zanotto che gioca sul muro, poi De Lellis salva tutto, allora Paris in bagger per l'attacco, affidato a Mingardi, murata, ma poi c'è invasione sul tentativo di recuperare la palla di Mingardi, 9-5.
c'è time out chiesto da coach Pistola. È finito il time out chiamato da coach Andrea Pistola, che vuole cercare di spezzare il momento positivo del volley sovrano avanti 9-5 in questo avvio di gara, ricordiamo prima giornata della Samsung Gear Volley K2. Subito Caracasci va al servizio, ricezione di Grigolo lunga, allora chiude Vujko, 10-5. Caracasci va ancora al servizio, ricezione di Paris, poi dell'Ellis per l'attacco di Grigolo, Mancino, gran difesa di Bisconti, in bagger De Michelis per l'attacco di Zanotto, questa volta murata dalla numero 9 Camilla Mingardi, fallisce il contrattacco Zanotto, 10-6 allora. È al servizio questa volta per Legnano, ci va la numero 9 Mingardi, anzi la numero 5 Furlan, chiedo scusa, Caracasce va, riceve, poi la fast di Vujko col muro fuori, allora 11-6. Ed è proprio Marianna Vujko che va al servizio dopo aver realizzato il punto numero 11 in fast nel volley sovrano. Di Coneo, poi l'attacco difeso da Caracasci, Ventufo, De Michelis, bagger per il contrattacco di Zanotto, parallela non trattenuta da De Lellis, allora 12-6, doppiato in questa avvio di gara. Legnano. Prosegue, non c'è come andare sotto in time out. Vujko fuori questa volta con il servizio 12-7. Zanotto, De Michelis, poi per il bagger e l'attacco da seconda linea di Manfredini, arginato a muro, contrattacco affidato a Grigolo, in diagonale c'è Bisconti che copre e difende, poi Zanotto, gran pallonetto, ci arriva ma non trattiene il gara, 13-7, Carlotta Zanotto. De Michelis al servizio. L'aria De Michelis, tornata a Soverato dopo una parentesi degli anni scorsi. Muro adesso sull'attacco della seconda linea di Legnano che ci riprova con Grigolo, ancora Bisconti che salva tutto e poi contrattacco di Manfredini che va in pallonetto, murata però De Michelis in bagger per Zanotto, gran parallela, ci arriva Coneo, ci arriva poi anche Facchinetti, allora si salva ma la fribolla di Soverato con Costanza Manfredini che da seconda linea chiude il punto numero 14. C'è time out ancora di coach Pistola.
Si torna in campo sullo 14-7. Torna in campo 14-7, Ilaria De Michelis al servizio, ricezione di Conner e poi l'attacco in fast di Facchinetti sulla parallela, difende o meglio cerca di difendere Biscotti, questa volta non trattiene la palla, 14-8, esce bene dal time out Legnano che va in battuta con la numero 12 Laura Grigolo. Salutiamo anche Francesco che ci segue in streaming, diretta streaming da Milano, gran tifoso del Volley Soverato, uno dei tanti soveratesi sparsi per il mondo che comunque seguono la squadra della loro città. 14-9 il punteggio. Grigolo al servizio. Adesso c'è l'errore, Zanotto in battuta per Volley Soverato. Sbaglia anche lei, 15-10. Nastro, ma ci arriva Biscotti, poi Caracasce, va muro di contenimento di Legnano che può ricostruire, ma c'è free ball per Soverato, Travaglini, De Michelis per l'attacco di Maria Caracasce, ma c'è ancora un muro di contenimento di Furlan, allora De Lellis non si intende questa volta con Furlan, poi Biscotti per l'attacco di Costanza Manfredini, ma ancora una gran difesa di Legnano, il contrattacco di Coneo, c'è però Biscotti sulla palla e poi De Michelis che salva tutto, allora Travaglini dall'altra parte, la free ball è per Legnano questa volta con De Lellis, ancora per Coneo, out, allora c'è il punto numero 16 per Soverato. Alessia Travaglini al servizio. Ricezione errata e punto. Sbagliato Grigolo questa volta, 17-10. C'è il cambio con la numero 15. Cosareva. Che entra per Grigolo in difficoltà di ricezione in questo frangente. Entra Diana Cosareva, schiacciatrice. Classe 99, giovanissima. Travaglini al servizio, Coneo che riceve, poi va ad attaccare De Michelis, salva tutto, poi Travaglini in bagger per l'attacco di Maria Karakasheva, punto per la schiacciatrice bulgara, 18-10. Qualche violazione, ci scusiamo via via durante la gara, la stiamo scoprendo, c'è la numero 9 Camilla Mingardi in posto 2 per Legnano in questo frangente, 18-11, intanto c'è stato l'errore in battuta, e ora c'è la numero 7 Chiara Muzzi in campo proprio per Mingardi. De Lellis al servizio, out, 19-11. Costanza Manfredini al servizio sul più 8. Inizio di Manfredini, riceve Coneo, poi De Lellis in qualche modo palleggia, muro di contenimento di Soverato e poi Caracasce va dall'altra parte, può ricostruire però Sara De Lellis questa volta per la neoentrata Muzzi, ci arriva Caracasce con l'aiuto dell'altro, palla dall'altra parte e poi De Lellis, ma c'è Biscotti, allora De Michelis per la fast di Marianna Vulco, 21.
Manfredini al servizio, 20-11 il punteggio. Eccezione di Coneo, poi l'attacco proprio di Coneo, palla che rimane sul nastro questa volta, allora 21-11. Manfredini al servizio. Eccezione problematica della numero 15 Cosarello, poi l'attacco in fast, vincente ancora una volta. 22-11, tocco del muro fuori e allora il punto numero 22 del Soverato con Marianna Buco. Manfredini al servizio col numero 11, Costanza Manfredini. Tocco nel nastro, la palla passa, poi c'è l'attacco di Muzzi, pallonetto, ci arriva Manfredini in tuffo, può rigiocare però Legnano. Dell'Elis, primo tempo vincente questa volta della numero 5 Eleonora Furlani, allora 22-12. Di Bisconi sulla battuta di Coneo e poi c'è l'attacco vincente di Manfredini da seconda linea, 23-12. Adesso Caracasce va in battuta sulla più 11 per il Volley Soverato in questo primo set. Poi Delevi si deve palleggiare in bagger per Muzzi, gli chiude il punto in diagonale, 23-13, bel punto di Muzzi. Non era facile neanche per Delellis, che ha dovuto palleggiare in bagger sulla ricezione problematica di Legnano. Adesso c'è la numero 5 Eleonora Furlani, centrale, classe 95, in battuta. Caracasce, poi tocco di seconda di De Michelis, difende Legnano e poi chiude il punto dopo il tocco del muro di Buico. È stata Cosarema questa volta a chiudere il punto, bel punto di Cosarema, 23-14. Rimane Furlani in battuta. Servizio, riceve Caracasce, la colpisce però in ricezione Vuico e allora 23-15. Time out voluto questa volta da Stefano Saia. Dopo il time out voluto da Stefano Saia, chiamato dopo i tre punti consecutivi realizzati da Legnano, subito stoppato il match Stefano Saia. Adesso c'è Furlan al servizio, c'è Caracasce, ma poi De Micheli si imbaga per l'attacco di Zanotto, difeso e poi Muzzi, contrattacco ancora vincente col muro fuori e allora è 23-16, bel break di Legnano che non si è arresa, 4-0 di break aperto, 23-16. E allora Furlan, servizio, riceve Bisconti. Poi l'attacco affidato a Manfredini da seconda linea, gran punto di Costanza Manfredini. E allora 24-16, sono 8 le palle set per il Volley Soverato e c'è la numero 13 Gennari in campo per De Michelis.
campo l'altra palleggiatrice, Giulia Gennari, classe 96, 1,82 m al posto di Ilaria De Michelis. Prima delle 8 palle set in favore del Colle Soverato, di battuta Marianna Bulco. Eccezione di Cosareva, poi l'attacco proprio di Cosareva, c'è la difesa di Bulco. Allora Gennari va a palleggiare per Zanotto, si difende ancora una volta Legnano, poi Gennari dall'altra parte, punto di Giulia Gennari con un tocco di seconda, 25-16, si chiude il primo set 1-0 Soverato. Ogni giorno è un giorno buono per tentare la fortuna. Da Planet Win 365 ogni giorno puoi fare le tue scommesse sportive, navigare in internet, ricaricare il telefonino, fotocopie e fax. Planet Win 365 è anche centro elaborazione dati e money transfer. Tenta la fortuna e approfitta dei nostri servizi per ogni esigenza. Planet Win 365, soluzioni a portata di mano. Via Monfalcone 6, Soverato, Catanzaro. Si ritorna il cenno di Antonio Siciliano, come sempre dà il via al secondo set per la diretta streaming, la telecronaca su S1TV, primo punto per il Colle Soverato, palla fuori sul primo attacco di Legnano, 1-0 Colle Soverato in questa fine di secondo set, primo set 25-16 per la formazione di coach Stefano Sagna. Ilaria De Michelis in battuta, battuta tesa, non al salto, Paris riceve poi la fast vincente, allora 1-1 Fabiola Facchinetti con la fast vincente ed è proprio la numero 13 in battuta. Facchinetti servizio su Bisconti, riceve in tuffo e poi il primo tempo di Travaglini vincente, allora 2-1. Zanotto al servizio per il Colle Soverato. Zanotto servizio su Coneo che riceve poi l'attacco vincente proprio della colombiana e allora 2-2. Dell'Ellis al servizio, riceve Bisconti, poi De Michelis può palleggiare per l'attacco di Costanza Manfredini, punto 3-2. Travaglini servizio, e poi l'attacco vincente di Furlan, ancora brava Sara Dell'Ennis, brava anche Furlan, 3-3. È stata brava Sara Paris a ricevere questa battuta insidiosa di Alessia Travaglini. Al servizio, ricezione di Zanotto non perfetta, poi Karakasheva, c'è la difesa di Paris e allora il contrattacco affidato a Grigolo col mancino, gran punto di Grigolo, 3-4 punto a punto in questa avvio di secondo set. Con al servizio di Bisconti, poi De Michelis per l'attacco di Karakasheva, c'è il muro vincente, non c'è, ci arriva Vujko ma non trattiene, 4-3-5. Bella via di secondo set di Legnano. Di Karakasheva, poi l'attacco affidato a Costanza Manfredini, murata.
invasione. Forse chiamata invasione a muro. E allora 4-5, aveva murato Legnano. Invasione di Furlan. Giudizio dell'arbitro. Allora, punto superato 4-5. Aveva murato bene anche questa volta Legnano. Manfredi nel servizio, riceve Paris. Poi De Lellis per l'attacco. Murato questa volta su Mingardi. Poi Grigolo dall'altra parte, non passa la rete. Allora 5 pari. Una rimbattuta Costanza Manfredi. Eccezione di Grigolo, problematica. Staccatissima da rete, palla di alleggerimento di Cone. Allora riattacca Karakasheva, gran diagonale non trattenuto da Grigolo. 6-5. Maria Karakasheva. Ancora Manfredini al servizio. Diceva in tuffo Paris, palla però fuori, allora 7-5. Brava Costanza Manfredini in battuta. C'era arrivata Paris in tuffo, ma la palla è terminata fuori. 7-5. Riceve Paris, bene questa volta. Poi De Lellis per l'attacco, murato su Mingardi. Poi dall'altra parte Grigolo, ancora murata, ma può ricostruire De Lellis. Ancora da Grigolo, ancora il muro di Soverato, ancora De Lellis che va a ricostruire. Per il primo tempo vincente di Furlan, 7-6. Brava De Lellis, lucida fino alla fine. Sara De Lellis alla fine ha trovato il buco al centro e ha servito lì dove il muro è stato sorpreso. Di Soverato che per ben tre volte aveva arginato gli attacchi di Legnano. 7-6, bella via il secondo set, equilibrato. 5 Eleonora Furlan al servizio. Eccezione di Zanotto, poi De Michelis per la fast di Vujko, murata da Grigolo, 7 pari. Di Zanotto, poi De Michelis per l'attacco, la seconda linea di Costanza Manfredini, palla fuori sul tentativo di difesa di Furlan, e allora 8-7. Karakasheva riceve Coneo, poi De Michelis, De Lellis per l'attacco di Grigolo, pallonetto, ci arriva Manfredini, poi De Michelis, un bagger dall'altra parte, Zanotto può attaccare nuovamente, va a bersaglio Mingardi questa volta, muro fuori, 8 pari. Servizio al salto di Camilla Mingardi, schiacciatrice classe 97, come dicevamo, coach Andrea Pistola, almeno un roster con tantissimi elementi giovani. Vujko per Soverato al servizio. Eccezione con poi l'attacco che non passa alla rete di Grigolo, staccata da rete Grigolo, non è riuscita a passare, allora 10-8. Ora Vujko al servizio, sbaglia questa volta, 10-9. Grigolo al servizio per Legnano, per
Sub Grim a Legnano. C'è Mezzanotto, poi De Michelis, proprio per Zanotto, staccata da rete, ci prova, palla che passa, ma Mingardi salva tutto, e poi Grigola da seconda linea, out in diagonale, palla fuori, 11-9. De Michelis al servizio. Centinaia di pattinetti, poi l'attacco affidato a Coneo, gran punto in diagonale di Coneo. Quando può, appena può, si affida sempre a Coneo dell'Ellis, 11-10. Facchinetti al servizio, secondo set all'insegna dell'equilibrio, segui per secondo set, dopo il primo impulso avverato si è imposto 25-16. Facchinetti, servizio, eccezione sbagliata questa volta di Visconti, 11 pari, battuta insidiosa, Visconti c'era arrivata, però Bagher con palla che è andata a terra, e allora 11 pari. Ancora Facchinetti in battuta. Sbaglia questa volta, 12-11. Zanotto al servizio per Vonnei Soverani. Sezione lunga, allora Caracasci. Caracascela sulla ricezione lunga, 13-11, rimane in battuta Carlotta Zanotto. Ricezione problematica di Grigolo, poi pari, Simbagher per l'attacco di Coneo, durata fuori questa volta da Travaglini, 13-12. Ancora Coneo, toglie le castagne dal fuoco in un'azione che stava diventando problematica per Legnano. Delellis al servizio. Sbaglia, 14-12, più due Soverato nuovamente. Travaglini, servizio, ricezione di Coneo, poi l'attacco in primo tempo vincente di Furlan, brave sia Furlan che Delellis, 14-13. Bertone in campo per Travaglini. Bertone in campo di Travaglini, che probabilmente avrà anche qualche problemino fisico. Allora Serena Bertone in campo, una delle tre del gruppo dell'anno scorso, l'altro sono proprio Travaglini e Giorgio Cafoglio. Adesso in panchina Caracasceva, punto sulla diagonale Maria Caracasceva, 15-13. Manfredini al servizio, riceve Paris, poi Delellis per l'attacco di Grigolo, diagonale difeso da Visconti, palla che però termina fuori, bel diagonale mancino di Grigolo, allora 15-14. C'è Furlano al servizio. Zanotto riceve, non bene, deve correre De Michelis, alzare in bagger per Caracasceva che gioca sul muro, poi ancora Visconti, ancora Caracasceva che attacca, bel diagonale di Maria Caracasceva, allora 16-14. È proprio la numero 17 Maria Caracasceva al servizio.
16-14. Dice Grigolo, deve correre Benedetti, spalleggia Magher proprio per Grigolo che attacca con l'aiuto del nastro, palla a terra e allora punto numero 15 per Legnano. Mingardi. Riceve in tuffo, De Michelis salva tutto e poi Caracas va dall'altra parte, free ball per Legnano che va in fast, Facchinetti vincente, 16 pari, esulta Fabiola Facchinetti, bel punto di Legnano con la fast realizzata sulla free ball giocata da Dell'Ellis, e allora 16 pari, Mingardi rimane al servizio. Riceve Bisconti, poi De Michelis per l'attacco di Manfredini, la seconda linea, c'è la difesa di Paris, brava Paris a difendere qui e poi gran punto della seconda linea di Coneo, 16-17, sorpasso Legnano, secondo set all'insegna dell'equilibrio sin dall'avvio. Servizio ma c'è time out voluto da Stefano Saia per volley sovrano. Torna in campo dopo il time out voluto da Stefano Saia perché 16-17 il punteggio. Mingardi al servizio, riceve Bisconti, poi De Michelis per l'attacco di Zanotto, muro fuori e punto per Soverato, 17 pari. Buico al servizio. 17 pari. C'è Grigolo, poi De Micheli, Dell'Ellis per l'attacco di Grigolo, sorprende tutti, allora 17-18, c'era quasi arrivato a Buico. Travaglini pronta a rientrare in campo per Bertoni. Grigolo al servizio, 17 Soverato, 18 Legnano in questo secondo set. Zanotto riceve, poi De Michelis per l'attacco proprio di Carlotta Zanotto, pallonetto vincente di Carlotta Zanotto, 18 pari. Al servizio. C'è Grigolo, poi Dell'Ellis, Magher per Coneo, staccata da rete, questa volta palla sulla rete, 19-18. Non era facile questa. Bene battuta in aria De Michelis, sono più 19-18. C'è time out, questa volta voluto da coach Pistola. Thank you.
19-18, si torna sul Taraflex del Palascoppa per vivere il rush finale di questo secondo set. Con Ilaria De Michelis in battuta. Eccezione di Paris, poi l'attacco affidata con Eo. C'è il punto numero 19. Sempre parità allora. Al servizio Fabiola Facchinetti. Attacco di Manfredini vincente sulla parallela, punto numero 20 per Costanza, per Soverato con Costanza Manfredini. Servizio. Rete e allora 20 pari. Dell'Ellis al servizio per Legnano sul 20 pari. Fasi cruciali di questo secondo set. Riceve Visconti, poi De Michelis per l'attacco affidata a Costanza Manfredini, questa volta è murata da Coneo, allora 20-21. Al servizio riceve Visconti, poi De Michelis, non si intende, ma è brava Karakasheva, brava Karakasheva, 21 pari. La palla dove praticamente non si erano intese in attacco, ma Karakasheva ha giocato praticamente piede a terra, la palla spinta sul muro, muro fuori, allora 21 pari, ha recuperato fondamentalmente un punto Soverato in questa azione. Travaglini al servizio, al salto, riceve Grigolo e poi l'attacco affidato a Mingardi, c'è la difesa di Zanotto ma può rigiocare, anzi no, c'è l'invasione fischiata a Manfredini. 21-22, punto, punto per Legnano, 21-22 con Coneo in battuta. Giocatrice colombiana, riceve Zanotto, non bene De Michelis, Mbagher per l'attacco di Manfredini, diagonale vincente, Dell'Ellis non trattiene palla che tocca il soffitto del Palascoppa, 22 pari. Ed è proprio Costanza Manfredini al servizio. Per l'attacco di Grigolo, diagonale difeso da Visconti, poi Karakasheva per Manfredini, può solo appoggiare in Bagher, allora la free ball è per Legnano che va al centro con Furlan, pallonetto vincente 22-23. Furlan, servizio. Eccezione di Zanotto, poi De Michelis per l'attacco di Manfredini da seconda linea, tocca Facchinetti a muro ma non trattiene, 23 pari. Punto a punto, così come è stato tutto il secondo set. Karakasheva. Al servizio, 23 pari. Riceve Coneo, poi l'attacco affidato a Grigolo, ancora una volta c'è Karakasheva, ci arriva De Michelis ma non trattiene. E allora 23-24, c'è il set ball per Legnano. Mingardi al servizio, 23-24, set ball Legnano, ma c'è il time out voluto da Soverato.
campo dopo il time out voluto da Stefano Saia. 23-24, set ball per Legnano con Mingardi in battuta. Dice De Bisconti, poi De Michelis, fast di Vuto che va in pallonetto, c'è l'invasione a muro, anzi no, anzi no, sostiene palla che a giudizio degli arbitri ha colpito l'asticella. Allora 23-25, punto chiacchierato, 23-25, uno pari. Torna in campo per il terzo set, un set pari tra Volley Soverato che ha vinto il primo 25-16 e Sub Grima Legnano che ha vinto il secondo 23-25. Errore in battuta di Fabiola Facchinetti ad inizio terzo set e dall'altra parte pronta in battuta Carlotta Zanotto. Zanotto, servizio, riceve Coneo non bene questa volta, poi attacca la seconda linea. Male questa volta Mingardi, 2-0. Zanotto rimane al servizio. Eccezione problematica anche questa volta per Legnano, poi Visconti difende, l'attacco di Travaglini Murata, poi la stessa Travaglini in bagger per Costanza Manfredini, trova il diagonale, palla fuori, 2-1. Dell'Ellis al servizio per Legnano, riceve Zanotto, poi l'attacco affidato a Karakasheva, c'è la difesa di Paris, Travaglini non chiude il punto e poi Coneo dall'altra parte, parallela vincente, gran parallela direi di Coneo, due pari. Dell'Ellis al servizio, riceve Zanotto, poi De Michelis per l'attacco di Manfredini, c'è il muro ma c'è anche la difesa di Karakasheva, poi la free ball di Legnano con il gran difesa di Bisconti sull'attacco al centro di Legnano e poi si va da Mingardi ma c'è ancora Bisconti, Travaglini dall'altra parte, può giocare la free ball ancora una volta Legnano con Coneo, pallonetto, ci arriva Manfredini, De Michelis tenta di tener vivo lo scambio ma alla fine la palla termina fuori, allora 2-3. 3-0 di break aperto da Legnano.
punizione di Zanotto, poi De Michelis, va ancora da Manfredini che va in pallonetto questa volta, c'è la difesa di Coneo, poi attacco proprio di Coneo, De Michelis, poi Visconti, Bagre per l'attacco di Karakasheva, punto all'incrocio delle rive di Maria Karakasheva, tre pari. Punto al centro di Furlan con il pallonetto vincente, ancora brava Dell'Ellis a giocare al centro con Furlan, 3-4, Coneo in battuta. Eccezione di Zanotto, De Michelis in bagger per l'attacco di Costanza Manfredini, punto, non trattiene Dell'Ellis, palla sulla trave del palascoppa, 4 pari. Manfredini in battuta. Palla che tocca il nastro, Coneo riceve, poi l'attacco affidato a Grigolo, c'è la difesa di Visconti e poi il contrattacco affidato a Karakasheva, gran difesa di Paris e poi Grigolo non può attaccare, allora dall'altra parte Manfredini, De Michelis per la fast di Vujko, ancora la difesa di Dell'Ellis e poi Paris per l'attacco di Mingardi, c'è la difesa di Chizzanotto, De Michelis per la seconda linea, allora Manfredini non chiude, dall'altra parte c'è ancora Mingardi, palla fuori nettamente questa volta, 5-4. Muzzi per Mingardi. Cambio quindi nel Legnano. Chiara Muzzi, schiacciatrice classe 98 per Manfredini, ancora al servizio. Eccezione di Paris, poi Dell'Ellis per il primo tempo, ancora vincente lì. Furlan, 5 pari. Pari con la numero 5 Eleonora Furlan in battuta. Ricezione di Karakasheva, poi De Michelis tocco di seconda, ma capisce tutto proprio Dell'Ellis. Dall'altra parte Visconti, poi De Michelis per l'attacco di Karakasheva Murata, allora Manfredini, poi ancora De Michelis per Karakasheva. Gioca sul muro, palla poi tenuta in campo in copertura da Visconti, poi ancora Karakasheva. C'è il tocco del muro. Allora 6-5. Karakasheva al servizio, riceve Coneo, poi l'attacco affidato a Facchinetti in tuffo. Visconti salva sul pallonetto e poi Muzzi, palla è dentro, sei pari, palla dentro di Muzzi, sei pari. Zanotto, tocco del muro, poi Dell'Ellis e poi l'attacco di Grigolo, c'è la copertura di Karakasheva in difesa e poi Zanotto in pallonetto, la fast vincente di Facchinetti, allora punto numero 7 per Legnano. Al servizio, più uno Legnano, eccezione di Karakasheva, poi De Michelis, Manfredini la seconda linea, si salva in qualche modo Legnano, ma c'è
la doppia fischiata Facchinetti. Praticamente si è trovata la palla addosso più che altro dopo il tuffo in difesa di Paris. 7 pari. Vujko al servizio. Ricezione, poi attacco di Grigolo. Tocca Karakashova ma non trattiene. 7-8. C'era stato un primo tocco del muro, poi Karakashova non è riuscito a trattenere la palla. Eccezione di Zanotto, poi l'attacco affidato proprio a Carlotta Zanotto, vincente, non trattiene pari, 8 pari. De Michelis al servizio, 8 pari. Tocco del nastro, poi dell'Elis per Facchinetti, ancora vincente la fast di Facchinetti, 8-9. Si viaggia punto a punto anche in questo avvio di terzo set. Facchinetti al servizio. Zanotto, poi De Michelis per l'attacco vincente di Manfredini nonostante il tocco del muro. Palla a terra, 9 pari. Di Grigolo, poi l'attacco affidato a Coneo, c'è il muro ma la palla cade nel campo di Soverato. 9-10. Dell'Ellis al servizio, riceve Zanotto, poi l'attacco affidato a Costanza Manfredini, punto in parallela di Costanza Manfredini, 10 pari. Travaglini, servizio su Coneo che riceve, poi Dell'Ellis per l'attacco ancora dal centro con Furlan e ancora vincente l'attacco centrale. Questa è una fase di gioco che il Soverato non riesce ad arginare, l'attacco centrale che sta dando tante soddisfazioni a Dell'Ellis e compagni, sin qui 10-11, allora Coneo ancora al servizio. Eccezione di Karakashova, poi De Michelis, ancora per Karakashova. Diagonale con una gran difesa di Paris, poi Coneo da seconda linea, murata fuori questa volta. 10-12, primo strappo. Coneo al servizio, eccezione di Zanotto, un po' lunga. Ci arriva comunque Vujko sul primo tempo, pallonetto. Vincente 11-12, non era facile. Manfredini al servizio per volley Soverato, 11-12. Riceve Coneo, poi l'attacco affidato a Grigolo. Si salva in qualche modo Bisconti, ma può attaccare nuovamente al centro, ma questa volta viene murata da Vujko. Furlan, 12 pari, muro di Vujko, 12 pari. Manfredini al servizio, tocco del nastro, Furlan riceve, poi Dell'Ellis per Muzzi, murata però da Vujko, ancora una volta due muri consecutivi di Marianna Vujko, 13-12. Soverano.
poi Dell'Ellis per l'attacco di Grigolo, gran punto in parallela di Grigolo, 13 pari all'incrocio delle righe, la palla si è tuffata Zanotto ma non c'è arrivato. Eleonora Furlan, centrale classe 95 al servizio per Sub Grima Legnano. Salutiamo anche gli amici di Legnano che ci stanno seguendo in questo streaming su www.saverato.it. Staranno sicuramente seguendo le vicende delle proprie ragazze che si stanno ben comportando qui a Soverato. Palla fuori adesso di Furlan al servizio. 14-13, partita comunque in equilibrio. Karakasheva al servizio per Soverato. Eccezione problematica questa volta di Toneo, poi l'attacco di Grigolo, pallonetto c'è però Manfredini e poi De Michelis deve andare dall'altra parte. Un tocco di secondo, ora Grigolo, Murata da Vuico, poi Muzzi, ancora Grigolo, piazzato il pallone ma fuori. 15-13. Time out voluto da Pistola per Legnano. E quando gioca con le centrali Dell'Ellis fa male al Soverato. Muzzi al servizio. Ace! Dichiara Muzzi, 15 pari. Ancora Muzzi al servizio, battuta al salto, riceve Bisconti, poi la fast di Vuico, c'è il muro di contenimento e poi Dell'Ellis ricostruisce per Grigolo, Murata, ma c'è ancora Dell'Ellis che salva tutto, poi Facchinetti per Muzzi, palla però che non passa il nastro, e allora 16-15. Al servizio riceve Paris, poi Dell'Ellis, palla all'indietro la seconda linea Muzzi, c'è la difesa di Manfredini, poi De Michelis per Zanotto, ancora Paris che salva tutto e poi corre Dell'Ellis da seconda linea per Coneò che con l'aiuto del nastro mette giù una gran palla, 16 pari. Pari con Grigolo al servizio, direttamente fuori questa volta, 17-16. De Michelis al servizio per Soverato, più uno Soverato, equilibrio anche in questo terzo set così come è stato nel secondo. C'è Paris, lunga questa volta, Travaglini prova a chiudere,
poi Corneo pallonetto, c'è De Michelis, allora Visconti può palleggiare per Costanza Manfredini, tocco del muro, Paris, poi De Lellis per la fast di Facchinetti, vincente, 17 pari. Mingardi per Muzzi, cambio, torna in campo la numero 9 Camilla Mingardi per Chiara Muzzi nel Legnano. 17 pari, Facchinetti al servizio. Ceve Bisconti, poi l'attacco affidato a Manfredini, muro fuori punto di Costanza Manfredini. 18-17. Eccezione di Bisconti, poi De Michelis per Manfredini, muro fuori 18-17, allora Carlotta Zanotto va in battuta. Palla sul nastro, 18 pari. De Lellis al servizio per Legnano, 18 pari, bel terzo set, equilibrato. Palla che tocca il nastro, Manfredini ci arriva, De Michelis ribalta il gioco in bagger per Karakasheva che prova il piazzato, c'è la difesa di Legnano, il contrattacco di Mingardi, c'è ancora Manfredini che difende, poi Bisconti in bagger per l'attacco di Karakasheva, gran difesa di Paris, non può attaccare però Legnano, allora Zanotto, De Michelis, ancora Karakasheva, ancora gran difesa di Coneo e poi da seconda linea Grigolo, pallonetto murato da Travaglini, poi Mingardi per l'attacco di Coneo, pallonetto ci arriva De Michelis inginocchiata addirittura, poi Bisconti per Karakasheva e ancora la difesa sul diagonale di Paris e poi Coneo, gran punto di Coneo che elude il muro, 18-19, scambio infinito, alla fine alla meglio Legnano. C'è time out voluto da Saia questa volta. Volle soverato, 19 Sabgrima Legnano, si riprende dopo il time out voluto da Stefano Saia, c'è subito il cambio, esce Zanotto, entra Caravello nel volle soverato. Lara Caravello, schiacciatrice, classe 94, al posto di Carlotta Zanotto. 18-19, rinforzare la ricezione coach Saia, riceve proprio Caravello, poi De Michelis, si ribalta il gioco, Manfredini murata, allora 18-20. Rimane in battuta Sara De Lellis, dal muro in precedenza prima su Costanza Manfredini. Posizione di Karakasheva, poi De Michelis, ancora da Manfredini, ancora murata da Furlan e allora 18-21. Ancora time out voluto da Saia.
campo dopo il secondo time out voluto da coach Stefano Saia nello spazio di pochi minuti. 18-21 il punteggio, strappo di Legnano che vuole allungare. Dell'Ellis in battuta, riceve Bisconti, poi De Michelis per l'attacco di Caracascia, va vincente 19-21. Travaglini al servizio. Errore di Travaglini in battuta pesante, 19-22. Errore pesante questo in battuta di Alessio Travaglini sul 19-21, adesso 19-22, dall'altra parte c'è Poneo in battuta per Legnano. Riceve Caracasce, va lunga la ricezione. Ci arriva comunque, Soverato si salva ma può contrattaccare Legnano. De Michelis difende, poi Bisconti, un bagger per Costanza Manfredini, diagonale difeso da Dell'Ellis, contrattacco affidato ancora a Mingardi, c'è la difesa di De Michelis e poi chiude praticamente Grigolo e allora 19-23 a due punti dal set Legnano. Bertone per Vujko, cambio al centro. Cambio al centro, coach Saia. Coneo al servizio. Eccezione di Bisconti, poi De Michelis per l'attacco di Caracasceva, difesa in qualche modo di Legnano. E poi muro di Legnano che contrattacca ancora con Grigolo, ci arriva Caravello, poi De Michelis per l'attacco, affidata ancora a Manfredini, vincente in diagonale. Allora 20-23. Di Grigolo, poi l'attacco proprio di Grigolo, c'è il muro di Soverato, ci arriva Coneo, allora Dell'Ellis ricostruisce ancora per Grigolo, muro fuori, punto numero 24 e allora ci sono 4 set ball per Legnano. Il primo se lo gioca sulla battuta di Eleonora Furlan. 20-24. Eccezione di Caravello, poi De Michelis, la seconda linea, Manfredini, ci arriva Coneo, può rigiocare però Bertone in bagger per Caracasceva, ancora la difesa, poi Manfredini, De Michelis per Bertone che non si capisce, non può andare in fast, e allora il contrattacco murato però da Bertone, allora 21-24. Zanotto per Caravello. Torna Zanotto in prima linea al posto di Lara Caravello. Ha completato il giro dietro. Allora Caracasce va in battuta. 21-24. Altro set ball per Legnano. Se lo gioca sulla fast. C'è il muro e poi Bertone che contiene. Ma può rigiocare Dell'Ellis. Ancora per Grigolo. Pallonetto. Ci arriva Bisconti. Tocco del nastro e poi Dell'Ellis. C'è l'errore. E allora c'è il punto numero 22 per Soverato. È stata l'invasione dopo il miracolo di Bisconti con il tocco del nastro. Time out voluto da Pistola questa volta per Legnano.
22-24, annullati i primi due set ball da Soverato, ma ce ne sono altri due per Legnano. Adesso Gennari, perde Michelis nel Soverato, cambio in palleggio. In battuta c'è Karakasheva per sestetto di coach Saia. Karakasheva al servizio, posizione di Paris, poi dell'Ellis per l'attacco di Grigolo, muro di Bertone Gennari, 23-24, annullato anche il terzo set ball. C'è un altro set ball per Legnano, 23-24. Karakasheva al servizio, posizione di Coneo, poi di... al centro c'è il miracolo di Bisconti, poi si salva Gennari, ora dall'altra parte c'è l'attacco affidato a Grigolo, pallonetto, non ci arriva Zanotto, 23-25, si chiude il set e Legnano passa a condurre 2-1. Struttura accogliente, professionale e innovativa è il centro medico polispecialistico Med Center. Autorizzato dalla Regione Calabria, offre servizi di medicina dello sport, cardiologia, fisiochinesi terapia, riabilitazione, ecografia, ortopedia, fisiatria. Il personale medico è specializzato per ogni settore e gli strumenti diagnostici sono il top della tecnologia. Al Med Center il paziente ha tutte le attenzioni possibili. Centro medico polispecialistico Med Center a Satriano Marina, uscita Soverato Sud, via del Progresso 4. Prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19 allo 0967 53 03 37. Med Center, esperienza e tecnologia al servizio della salute. www.medcentersalute.it. Si riprende qui al Palascoppa con Sab Grima Legnano avanti 2-1 nel conto dei set, un terzo set per certi versi rocambolesco perché all'insegna dell'equilibrio prima dello strappo di Legnano che arriva al 20-24 con 4 set ball a disposizione, Soverato ne annulla 3 e poi cede 23-25, sono due set consecutivi che la formazione di Saia cede 23-25, adesso inizia il quarto set con punteggio di 1-0 per Soverato, sbaglia adesso in ricezione Legnano ma viene murata da seconda linea Mindardi, poi può rigiocare Soverato contro Avagnini al centro. Punto di Alessia Travaglini, 2-0. De Michelis al servizio. Grigolo riceve, poi l'attacco di Facchinetti non va a buon fine, dall'altra parte gioca col muro Manfredini, anzi no perché la palla si ferma sul nastro, allora 2-1. Servizio, riceve Bisconti, poi c'è De Michelis che palleggia per l'attacco di Manfredini, tocco del muro che contiene il colpo e allora poi il contrattacco di Coneo, vincente, 2-2. Pari,
riceve Zanotto, poi De Michelis, in bagger per l'attacco ancora di Manfredini, sulla parallela c'è la difesa di Mingardi, poi il contrattacco affidato a Coneo, c'è Caracascia in difesa, De Michelis palleggia per Zanotto che gioca con... sul muro, c'è il punto di Carlotta Zanotto, 3-2. Riceve Furlan, poi l'attacco affidato la seconda linea a Mingardi, adesso Soverato può solo appoggiare dall'altra parte dopo aver difeso, c'è il gran tocco di seconda di Serra dell'Ellis, 3-3. Al servizio, riceve Travaglini, non bene, e poi non ci arriva Manfredini, 3-4. Riceve male Zanotto, non ci può arrivare De Michelis, 3-5. Sara Dell'Ellis al servizio fa danni nella ricezione di Soverato, 3-5. Dell'Ellis al servizio, riceve Manfredini, poi De Michelis, Travaglini murata al centro e poi il contrattacco, c'è il muro di Travaglini, Furlan in qualche modo, poi l'attacco di Coneo, muro fuori, punto numero 6 per Legnano. Dell'Ellis al servizio, ancora una volta sul 3-6. Riceve Travaglini, poi De Michelis per l'attacco di Caracasceva, c'è la difesa di Coneo, poi il contrattacco affidato proprio a Coneo, pallonetto, ci arriva Travaglini, Paris, Dell'Ellis, poi ancora il muro di contenimento sul colpo di Mingardi e poi De Michelis per Zanotto, pallonetto vincente questa volta, tocco del muro, palla a terra, 4-6. Travaglini al servizio, 4-6. Riceve Paris, poi primo tempo murato questa volta da Bertone, 5-6. Travaglini ancora al servizio, 5-6. Male ricezione questa volta, ci arriva Paris con un gran tuffo, c'è la free ball per Soverato, Zanotto, De Michelis per Manfredini, c'è ancora Paris che salva tutto e poi gioca sul muro Mingardi, De Michelis dall'altra parte, Caracasceva, murata, c'è Zanotto, poi De Michelis ancora da Caracasceva e ancora Paris che salva tutto, Coneo e poi Paris dall'altra parte, free ball Soverato, Caracasceva, De Michelis, Manfredini, punto, 6-6. Sei pari adesso il punteggio con Alessia Travaglini al servizio. Punto Soverato. 7-6. Di rotazione prima che la palla cadesse, già fischiata, vanno 7-6, avanti Soverato adesso, in
Guardi attacca, muro fuori, punto, interrompe il break di Soverato. Con questo muro fuori Legnano, 7 pari. Torna in equilibrio la gara dopo lo strappo di Legnano che era arrivato a 3-6. C'è Cogna in battuta. Attacco di Bertone al centro, vincente. In primo tempo, 8-7. Eccezione di Grigolo, poi l'attacco di Mingardi, muro fuori, no, 8 pari. Battuta ci va Furlan. Riceve Zanotto. De Michelis per l'attacco di Caracasceva, c'è la difesa di Legnano che poi però non può attaccare, allora Bertone, De Michelis, ancora palla su Caracasceva che viene difesa però, e allora dall'altra parte Zanotto, ricostruisce De Michelis che va questa volta da Manfredini, diagonale difeso da Dellis, Furlan in bagger per l'attacco di Mingardi che viene murata da Serena Bertone, 9-8. Caracasceva al servizio, 9-8. Eccezione di Corneo, poi l'attacco affidato a Grigolo, pallonetto vincente. 9 pari. Mingardi al servizio, riceve Visconti, poi la fasta di Serena Bertone, sulla parallela c'è la difesa di Paris, poi il controattacco c'è la difesa di De Michelis, Visconti per Manfredini la seconda linea, il diagonale difeso da Mingardi, allora De Lennis per Coneo la seconda linea, gran punto di Amanda Coneo, 9-10. Mingardi al servizio per Legnano, sbaglia, 10 pari. Bertone al servizio, dicevano male questa volta i giocatori di Legnano, palla fuori. E allora 11-10, si sono scontrate in ricezione con Neo e Paris, 11-10. Temperature bollente qui al Palascoppa, 11-10, Bertone ancora al servizio su Coneo che riceve, poi la fast di Facchinetti, out questa volta, e allora c'è il 12° punto per Soverato. Temperatura bollente sia per il calore dei tifosi ma anche per il caldo che c'è fuori. Bertone ancora al servizio, ancora su Coneo che riceve, poi De Lennis per l'attacco di Grigolo, c'è il muro, ci arriva Manfredini e poi Zanotto, Paris difende, poi l'attacco ancora di Grigolo, out, 13-10.
time out Legnano. Si torna in campo dopo il time out. Bertone al servizio, riceve Coneo, poi l'attacco affidato da seconda linea a Mingardi, gran punto di Mingardi, 13-11, esce benissimo dal time out Legnano. Stola voleva spezzare il momento positivo di Soverato che aveva aperto un break ed era avanti di 3 punti. Ora in battuta ci va Laura Grigolo, anche lei giovanissima, classe 96. Out la battuta di Grigolo, 14-11. E Michelis al servizio per volle sovrane. Posizione di Paris, poi Dell'Ellis per la fast di Facchinetti, questa volta è murata, poi può rigiocare in bagger Dell'Ellis per Coneo, palla. Quarto tocco di Coneo, 15-11. Discute con Scarfò. Coneo, quarto tocco l'arbitro. Palla, non ha superato il nastro. Giunto l'arbitro, il muro non aveva toccato, mi sono dato. 15-11, De Michelis rimane al servizio. Riceve Coneo, poi la fast di Facchinetti, vincente questa volta, elude il muro con questo pallonetto, 15-12. Di secondo di Dell'Ellis, difeso da Soverato e poi Manfredini, palla out, non c'è il tocco del muro, 15-14, palla nettamente fuori ma non c'era il tocco del muro. E allora Facchinetti rimane in battuta, ha recuperato il margine di svantaggio Legnano con il turno di battuta di Fabiola Facchinetti. Riceve male Zanotto e non ci arriva Manfredini, 15 pari. Time out Saia questa volta.
time out voluto da Soverato, si torna sul Taraflex. 4-7, 2-7-1 avanti Legnano. Martinetti al servizio. Ace! Errore di valutazione di Bisconti e c'è l'ace, 15-16. Al servizio, riceve Zanotto, poi De Micheli si deve palleggiare in bagger per l'attacco di Manfredini, Murata, 15-17. Ancora Facchinetti che sta facendo male al servizio, alla ricezione di Soverano. Riceve Zanotto, ancora problematica la ricezione, Travaglini può solo appoggiare dall'altra parte, allora contrattacco affidata a Coneo, Murata questa volta da Zanotto, 16-17. Esce Zanotto, entra Caravello. Va direttamente in battuta, cambio così come era successo anche nel terzo set. Lara Caravello in battuta, riceve Coneo, poi l'attacco affidato proprio a Coneo, tocca il muro, ci arriva De Michelis, bagger di Bisconti per l'attacco di Karakasheva, parallela difesa bene da Legnano e poi il contrattacco vincente di Coneo che sul posto salta e con questo fendente mette giù la palla, toccata solamente da Caravello, 16-18. Buico per Travaglini, cambio al centro per Saia. De Lellis in battuta, riceve Caravello, poi De Michelis per l'attacco affidato a Karakasheva, tocca il nastro, la palla e poi tocca Coneo, palla che tocca poi il soffitto del Palascoppa dopo il tocco di Paris e allora 17-18. Buico in battuta. Dall'altra parte De Michelis, adesso bagger di Vuico per l'attacco di Karakasheva, c'è una gran difesa di Paris e poi il contrattacco di Grigolo, pallonetto che rimane però nel campo di Legnano, 18 pari. Vuico rimane in battuta. Ricezione problematica di Paris, De Lellis, poi Mingardi, c'è la difesa di Vuico. De Michelis può palleggiare per l'attacco di Karakasheva che gioca sul muro, palla che carambola nel campo di, ancora nel campo di Soverati, poi ancora Karakasheva. Karakasheva tocca il muro, poi pallonetto murato da Bertone, può ricostruire De Lellis. Per Coneo c'è il muro di contenimento di Soverato, poi De Michelis in bagra, ancora per Karakasheva, murata, Bertone ci arriva, Vuico. E poi Karakasheva dall'altra parte, free ball per Legnano, De Lellis va da Coneo, c'è la difesa di De Michelis, ancora Coneo, poi De Lellis, scambio prolungato, Mingardi, c'è la difesa di Karakasheva che poi va anche ad attaccare, punto di Maria Karakasheva, 19-18. In battuta, 19-18. Riceve male Grigolo, Coneo per l'attacco di Mingardi, c'è la difesa di Vuico, palla che però tocca il soffitto, allora 19 pari.
19 pari, Coneo in battuta per Legnano. Riceve Caravello, poi c'è De Michelis che va al centro da Bertone, punto di Serena Bertone, 20-19. Costanza Manfredini al servizio, 20-19, più uno Soverato, grande quarto set, anche questo avvincente, punto a punto, emozionante, così come i precedenti due. Solo nel primo c'è stato il Soverato che si è imposto in maniera più agevole, ma poi secondo e terzo set, 23-25, 23-25, adesso Manfredini in battuta sul 20-19 del quarto set, palla sulla rete e allora 20 pari. Eleonora Furlan in battuta per Legnano. Posizione di Bertone dopo il tocco del nastro De Michelis. Manfredini la seconda linea, c'è la difesa di Coneo e poi l'attacco di Grigolo. Caravello, Karakasheva, gran diagonale di Karakasheva, non era facile, 21-20. Ma adesso in battuta Caracascio. Rientra Zanotto in prima linea al posto di Caravello che ha completato il giro dietro. In battuta Maria Caracascio. Ha realizzato un punto difficilissimo. Sbaglia però in battuta, 21 pari. Riceve Caracasce, ma poi De Michelis per l'attacco, affidata a Zanotto, c'è la gran difesa di Paris, poi Grigolo e poi Coneo, quarto tocco, punto, punto Soverato, 22-21. Palla sul nastro, allora quarto tocco e 22-21. Gennari in campo per Soverato al posto di De Michelis. Cambio in palleggio anche per le doti a muro anche di Gennari. 22-21 in battuta Serena Bertone per Volley Soverato. Poi tocco di seconda di De Lellis, vincente, 22 pari. Gran punto di Sara De Lellis e noi la conosciamo. Ne abbiamo visti di questi nell'anno assoverato di Sara De Lellis, colpi così di seconda e quindi 22 pari. Grigolo al servizio per Legnano. Riceve Caracasheva, poi Gennari per l'attacco di Zanotto, gran pallonetto, ci arrivano però Coneo, c'è free ball però per Soverato, con Gennari che va col tocco di seconda, Ingardi però capisce tutto e poi Coneo dall'altra parte, vincente, allora 22-23. Rientra De Michelis per Gennari. Gran salvataggio sul pallonetto di Zanotto in precedenza per Legnano in difesa con Paris, le compagne che hanno tirato su una gran palla, poi sul tocco di seconda di Gennari sono state brave a difendere nuovamente e a contrattaccare. 22-23. Grigolo al servizio, ricezione di Caracasheva, poi De Michelis calpesta la seconda linea Manfredini e allora 22-24, ci sono due match ball per Legnano. Due match ball, c'è time out voluto da Saia.
torna in campo dopo il time out voluto da Saia, 22-24, due match ball per Legnano. Grigolo al servizio, riceve Zanotto, poi De Michelis, va da Zanotto, c'è la difesa di Paris, ci arriva Dell'Ellis e poi Coneo, murata questa volta da Vuico, annullato il primo, 23-24. De Michelis al servizio. Ancora un match ball per Legnano, 23-24. Michelis, servizio su Paris che riceve, poi la fast di Facchinetti, pallonetto, ci arriva Vuico, ci arriva anche Bisconti, poi Manfredini dall'altra parte, ci arriva Paris nuovamente, contrattacco di Coneo, c'è Bisconti che difende, allora De Michelis può ricostruire per il contrattacco di Carlotta Zanotto, muro dentro il muro di Dell'Ellis e allora 23-25 finisce qui sul muro di Sara Dell'Ellis, proprio l'ex di turno, 3-1 Legnano che sbanca il Palascoppa nella prima giornata del campionato di volley di Serie 2. Samsung Gear Cup. Allora, parziali 25-16, 23-25, 23-25, 23-25. Legnano coglie 3 punti, forse non previsti alla vigilia, ma importantissimi già nella prima giornata di campionato qui a Soverato, e sbanca il Palascoppa. Io ringrazio logicamente Luca Franchi e Antonio Siciliano per le riprese e l'assistenza tecnica, ringrazio chi ci ha seguito in diretta streaming, gli amici di Legnano, quelli di Soverato che stanno fuori, hanno seguito la loro squadra, da parte di Pietro Mosella il più cordiale dei saluti e l'arrivederci ai prossimi eventi sportivi targati S1TV. Ogni giorno è un giorno buono per tentare la fortuna. Da Planet Win 365 ogni giorno puoi fare le tue scommesse sportive, navigare in internet, ricaricare il telefonino, fotocopie e fax. Planet Win 365 è anche centro elaborazione dati e money transfer. Tenta la fortuna e approfitta dei nostri servizi per ogni esigenza. Planet Win 365, soluzioni a portata di mano. Via Monfalcone 6, Soverato, Catanzaro. Accogliente, professionale, innovativa. È il centro medico polispecialistico Med Center, autorizzato dalla Regione Calabria
offre servizi di medicina dello sport, cardiologia, fisiochinesiterapia, riabilitazione, ecografia, ortopedia, fisiatria. Il personale medico è specializzato per ogni settore e gli strumenti diagnostici sono il top della tecnologia. Al Med Center il paziente ha tutte le attenzioni possibili. Centro Medico Polispecialistico Med Center, a Satriano Marina, uscita Soverato Sud, via del Progresso 4. Prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 19, allo 0967 53 03 37. Med Center. Esperienza e tecnologia al servizio della salute. www.medcentersalute.it.